Ciao a tutti e bentornati su MTV. Come potete vedere nel video di oggi non sono sola, perché c'è un ospite molto speciale che è Alice. E molti di voi già lo sanno, ne sono sicura, è la mia migliore amica. Ci conosciamo da un pochettino di tempo, qualche anno. Sì, 17 per essere precisi. Vabbè, insomma, così è una conoscenza piuttosto nuova. È tornata di recente dal suo anno all'estero negli Stati Uniti. E quindi abbiamo pensato che il modo migliore per festeggiare il ritorno in Italia fosse con una bella pizza all'italiana. Che bello! E quindi oggi faremo la pizza challenge. Ovviamente non è che siamo molto contenti di sprecare tutto questo, ben di Dio, tutto questo meraviglioso cibo. Però ci avete veramente chiesto in mille miliardi di trilioni di persone di fare questa challenge, ci avete veramente costretto, quindi a questo punto colpa vostra, vi accontentiamo. Se staremo male colpa vostra, se sprechiamo del cibo è colpa vostra, quindi vergogna. Comunque, detto questo, per chi non sa come funziona questa challenge, c'è una pizza. Fin qua ci siamo, due per la precisione. Due pizze. Degli ingredienti sulla tavola. Sembra uno show di cucina. Esatto, in realtà. Meno male non lo è. Dentro questa bellissima tazza ci sono dei bigliettini con su scritti gli ingredienti. Pescheremo gli ingredienti e dovremo mettere sulla nostra pizza. 6 ingredienti a testa. E poi la cuoceremo e poi la proveremo. Vi leggevo tutte le preghiere. Cominciamo! Bim bum bam! Ah! Io per prima sono coraggiosa. Così finisco anche prima. È tutta una strategia questa. Questo mi ispira. Le ultime parole famose, non l'avessi mai detto. Carciofini! Ci speravo proprio, guarda. Mi stavano guardando da un po'. Allora. Ok, sono simmetrici. Benissimo. Fantastico. Il primo ingrediente è andato. A lei, signorina. Amore mio! Vai, cioè, posso lasciarla solo in un posto? No. Ecco, io direi che è abbastanza, eh? Va bene, dai. Spero niente di dolce, perché quei carciofini, qualcosa di dolce. Nutella! Oh, l'ho appena detto! Niente di dolce! Maledetto. No, dai, la Nutella no. Mica proprio su un carciofino. Non su di me, grazie. Io! Specie bene sul carciofino. Direi. Abbiamo cominciato con gli ingredienti migliori. Può solo andare male a questo punto. Scherzi. Burro d'arachidi! Dovevo dire qualcosa. Amarena e burro d'arachidi. Cioè. Però deve essere ben sparso, sì, eh. Sì. Che bontà. Mi sto venendo fame solo a vederla. Direi che basta e avanza. Prossimo. Fantastico. Dai, questo mi ispira. Anche se con carciofino non c'era niente, ci sta bene, quindi. Olive! Olive, carciofino e Nutella, la mia è un po' più sul salato. Ci sono anche i semini qui dentro. Sì. Una macchina ingrassa. Questo ammazza e ingrassa pure. Non ce n'è una. Kerry! Oh. Giusto per. Cioè, cos'è l'inferente? Ah, ma vedi, anche sei posti. Prego. E quasi sono stata più fortunata stavolta. Si sta spargendo. Oh, adesso. Sì, si sta spargendo. Sì, benissimo. Okay. Sento l'odore del curry. Siamo esattamente a metà dei nostri ingredienti. Possiamo anche cambiarci la pizza? No, no. Beh, se vuoi puoi assaggiare un po' delle pizze. Lamponi! Benissimo. Oh, non lo so se carciofini, olive, Nutella e lamponi. Qui, al centro. Oh, qui. La mia è un po' più corposa, la tua sono tutti la mia è stata, cioè, la mia dei lamponi, le olive, i carciofini, è ben equilibrata. Ah, niente, tutto c'è. Dai, uno buono. Oreo. Dai, è più cioè, sono le cose che ho detto che temevo di più, mi sono venute tutte. Tutte. Avevo detto vero. Oh, ora. Guardate, ora è fantastica. Sembra da vedere però, eh. Artistica, molto. Oh, Picasso quasi. Il nuovo Picasso. Ho paura che venga fuori il patatino, davvero paura. Mancano 4, eh. Uvetta, vabbè. Poteva andare peggio, dai. Una spolveratina di uvetta. Non si sa nemmeno. Allora, ok. Adesso mi sto anche divertendo. Solo perché non sto pensando che dopo dovrò provare ad assaggiarla. Dai, così, dai, che bastiamo. Perfetto. Ci si offre volontariamente. Ah, non aspetto, certo, mancava questo. Oh, fantastico, così ora ci sarà un po'. Oh, che schifo! La salsina d'ananas! Oddio! Una pizza bagnata d'ananas! Che bontà! Qua sul pezzo mi sto spaventando! Burro d'arachidi! È la scelta finale! La scelta decisiva! È corto! È corto! Grazie!
Benissimo. Lo sapevo. Basta, vabbè, ma ci stanno bene le patatine. Sì. Forse è poco di più tipo la mia, non lo so. Allora, scopriamo tra poco. Troppo. Guarda, vedo questo sughetto d'ananas che mi fa dire così tanto. Ma top, lei, signorina, prego, prego. Sabato. Visto che è l'ultimo ingrediente. Oh, sento già l'aroma della qua. Qua. Sì, ma andiamo un po' sulla marina perché... ho sentito anche una zaffata di patatine. Ora non ci resta altro da fare che cuocerle e poi provare ad assaggiarle. Secondo te qual è la più buona? Previsioni? La tua. Non lo so, è che carciofini, Nutella, amarena e curry, ananas e patatine. Sì, la tua fa tutta schifo, esatto. Però la mia ha quel due o tre cose che insieme proprio... andiamo. Sì, dai. E spero che tu poi magari si risolvono gli altri ingredienti in forno. Sai che non c'è. Abbiamo cotto le nostre deliziose pizze. E adesso proveremo ad assaggiarle. Ho un po' paura. Io più di te. Siamo pronte con l'acqua per abbeverarci in caso di emergenza. Scegliere la fetta non sarà un'impresa facile a lei, Missis. Oh, ora c'è anche un po' della sua Nutella sopra. Sono un po' curiosa, se devo essere sincera, ma sono più che altro spaventata. Tu hai carciofini Nutella che tanto temi, ma non mi dispiacciono così tanto. Guarda, te li faccio assaggiare dopo se tieni tanto. Puoi mangiarla tutta se sei interessata. Oh, grazie. Non sopravviveremo una fetta intera. Allora. Un profumino. Lo stomaco mi inizio buio. Cin cin. Alla salute. Alla salute non proprio. No, 100.000 volte più schifoso di quello che avessi immaginato. Non ho sentito il carciofino. Aspetta. Devo provare l'ananas. Un altro morso? Sai che adesso sputo. Non credo di farcela. No, no. L'ananas, io credo fosse la cosa un po' più Olivia. Il burro d'arachidi e il curry e la maniera sono mixate con la mozzarella. La cosa più schifosa della mia è, non so, è proprio la consistenza. Perché sono tante cose solide, no? Quindi erano un misto di un po' di Nutella noce. Il carciofino era quasi più buono, giuro. Dopo ho mangiato un po' di carciofino, era sopportabile. Scambio piatto. Io ho sentito sapore di vomito. Sapete il sapore di vomito? Eccolo. Come ottenerlo? Questa è la ricetta. Sei pronta? Sì. Cinque, due. Salute. Tu è meglio. No. No, tu non ce l'hai. Ma sembra quasi buono questo. Ma forse ho preso una parte diversa. Mi sa di sì. Ma sì, ma guarda, ora me ne mangio un'altra. Delizioso. Ma che bello! Beh, ora, buono. Aspetta che devo sputare. È la cosa più schifosa che ho mai assaggiato. Penso di qualsiasi cosa, vero? Oddio. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su. Mettetelo perché abbiamo fatto uno sforzo assurdo. Abbiamo sofferto per voi. Tutta colpa vostra. Avete insistito per mesi per questa cosa. Ma fatelo fare solo a Emma. Perché pure me? No, scusa. No. Questa storia. Scriveteci qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato. E secondo voi qual è la pizza più buona fra le due? La battaglia è abbastanza. Alla pari. Ma secondo me dipende anche da dipende dalle fette. Iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi video. Iscrivetevi anche al secondo canale se volete vedere molto più questa personcina. La vedete molto presto anche in altri video. Farete in tempo a stufarvi di lei, non vi preoccupate, la vedrete molto, molto presto. Vi auguro una splendida, splendida, magnifica, meravigliosa giornata e ciao! Al prossimo video! Ecco lì è un minimo. Nutella fa già vero, te la so. Già da sola. Si riesce a togliere più, vero? No, non si trova la forza.